È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra l'Università di Camerino, la Fondazione Carifac e la Nest, che dà avvio ad un proficuo rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, generazione d'impresa sui temi della carta e della nanocellulosa, principalmente nell'ambito di un progetto di collaborazione denominato Paper World. La Neste mi parlò subito delle nanocellulose in generale, della possibilità di produrre nanocellulosa e di studiare gli effetti della nanocellulosa sui materiali. Decidemmo subito di partire con una progettualità di ricerca che poi poteva in una qualche maniera sfociare in attività sviluppata dalla Neste in un periodo successivo. Come stiamo lavorando ora? Beh, intanto abbiamo già un dottorato di ricerca che tratta proprio i temi della produzione e della funzionalizzazione delle nanocellulose. Abbiamo in attivo una seconda edizione di un corso di perfezionamento su materiali cartacei. Abbiamo in programma quello di fare ulteriori prove sullo sviluppo dell'utilizzo della nanocellulosa sulle carte fabrianesi all'interno delle scuole locali. Tutto questo porterà, speriamo, a breve a dare alle carte che vengono prodotte in questo territorio un valore aggiunto. La Fondazione crede che per poter non portare, ma riqualificare ulteriormente il brand fabrianese sulla carta sia necessario ovviamente implementare un'attività di sinergia fra pubblico, privato e fra soggetti come filantropici come quelli della Fondazione. E chiediamo esclusivamente nella valutazione del progetto, quella che è l'accountability dei nostri stakeholder, chi meglio che l'Unicam e la Nest che hanno dimostrato competenze già in passato, oltre che professionalità, pertanto era scontato un sostegno da parte nostra. Dunque, Nest è una startup, come dicevo prima, innovativa e cerca di realizzare dei prodotti nuovi nell'economia circolare di cui parlava prima il rettore. In particolare abbiamo fatto questa delle nanocellulose perché? Perché io vengo dal mondo della carta. Io ero il direttore marketing delle Cartiere Fabriano. Da qui è nato il progetto perché l'Università di Perugia mi ha offerto di provare delle nanocellulose. Con il mio amico Giancarlo Evangelisti abbiamo fatto la prima prova che è risultata eccellente, come accennavo prima nella conferenza, in quanto ha migliorato le resistenze della carta. Da lì si è sviluppato. Noi non sapevamo a chi rivolgerci per avere un qualcuno che producesse nanocellulosa e quindi che non dovessimo ricorrere ad università o enti lontani, Francia, Germania. E ho conosciuto Corradini, io non lo conoscevo. Appena ho presentato il progetto, ripeto la data perché è importante, era il 28 di luglio, quindi ferie, in piene ferie. E lui chiamò subito il professor Pettinari dicendo ci interessa e da lì nel giro di un mese abbiamo presentato il progetto. Dopodiché l'abbiamo presentato alla fondazione, quindi grazie al dottor Ottaviani siamo riusciti ad avere un contributo che ci consente di attivare questo, secondo me, questo importantissimo progetto di ricerca.